Prima di vendere casa, aspetti che il mercato risalga? Se sei uno di quei proprietari che stanno aspettando di vedere crescere i prezzi degli immobili per porre in vendita il proprio appartamento, la propria casa, ti consiglio di vedere questo video. Sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare, agente immobiliare professionista da circa 20 anni che svolge la propria attività a Roma e provincia. Mi capita spesso nel corso della mia attività di dover valutare degli immobili di persone che sono desiderose di metterle in vendita, ma quando arriva il risultato della stima, quindi il momento in cui presento la mia valutazione ragionata, studiata, ponderata, e sono perplessi perché si aspettavano molto di più come risultato. Questo perché hanno sentito dire che negli anni trascorsi qualche conoscente, qualche amico, qualche vicino di casa ha venduto un immobile simile a prezzi molto molto alti e quindi assumano un atteggiamento di rinuncia, perché cominciano a pensare che oggi non convenga vendere quell'immobile, ma preferiscono invece aspettare tempi migliori. Ora, il problema vero è che nessuno ha la palla di vetro e nessuno ha la certezza di quando arriveranno questi tempi migliori. Anzi, bisogna ammettere che negli ultimi 12-13 anni il mercato immobiliare italiano ha registrato un graduale ma inesorabile rallentamento delle compravendite da un lato e dall'altro lato un decremento costante dei prezzi. Quindi persone che 5 anni fa, 7 anni fa, 10 anni fa non hanno messo in vendita il proprio immobile perché attendevano i famosi tempi migliori, nel frattempo hanno registrato un decremento del valore della propria casa di importo tra il 10 e il 30% a seconda delle zone, in alcuni casi anche, se parliamo della periferia di Roma, anche del 50%. Ecco perché vi invito a non sottovalutare una valutazione corretta, attuale a oggi, sperando di poter ottenere qualcosa dal futuro, perché in realtà il futuro non presenta quella certezza, quella regola scritta che i prezzi risaliranno. Alcuni analisti di società importanti inglesi che studiano i vari mercati immobiliari del mondo, tra cui quello italiano, addirittura prevedono che il mercato italiano non possa registrare aumenti dei prezzi degli immobili se non prima di ancora 15 o 20 anni, sempre che nel frattempo non ci siano altre condizioni esterne che possano influire negativamente sull'andamento economico del paese, che a sua volta poi si ripercuote anche sul, diciamo, andamento dei prezzi immobiliari. Quindi a volte il vecchio proverbio "è meglio un uovo oggi che una gallina domani" va veramente preso in considerazione, perché troppo spesso ho visto proprietari mangiarsi le mani perché speravano di ottenere in tempi migliori prezzi molto più alti, quando poi invece i prezzi migliori non sono stati ottenuti, ma hanno solo registrato delle gravi perdite. Se sei interessato a una valutazione realistica, attuale, e sei in procinto di vendere un immobile su Roma e provincia, puoi contattarmi ai numeri che trovi nei commenti qui sotto. Io sono Leonardo Raso, un agente immobiliare professionista, e ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto, metti il click sul mi piace e iscriviti al nostro canale per seguirmi con altri video. In ogni caso, ti auguro buona vendita. Ciao.